Il 28 marzo è arrivato nelle nostre sale italiane il nuovissimo live action Disney Dumbo, tratto dall'omonimo cartone animato classico Disney del 1941. E questa volta alla regia troviamo il regista visionario Tim Burton, che non vedeva l'ora di inserire nella sua galleria di mostri anche il piccolo dalle orecchie grandissime e occhi blu elefantino della Disney. It's hard to make a movie with all these amazing actors that we had. And while through the whole process, the main character isn't there. You know, it's a strange way to make a movie. So every movie has its challenges, but I always felt in my heart what Dumbo was. So even though he wasn't there throughout the filming, he was there in spirit. In occasione dei David di Donatello che si sono tenuti lo scorso 27 marzo e dove il regista ha ritirato il suo premio alla carriera, Tim Burton è arrivato a Roma per poter presentare il suo Dumbo. E tra carpet circensi e lo stesso red carpet dei David di Donatello, siamo riusciti a incontrarlo e a fargli qualche domanda. Tim, like Dumbo is afraid to fly, what is or what was your greatest fear? Being right here, right now. No, it's fine. No, it's great. It's just, I think we all have fears, and that's the thing. It's like, simply try to, just be who you are and overcome things. And I think you sometimes, things that people would say is a disadvantage, and use it to something, to beautiful, positive effect. Thank you. And this is for you. Oh wow, see that's a good one. In un momento di super fangirlaggio ci siamo anche fatti prendere un po' alla mano, o meglio ci siamo lasciati fotografare il braccio dal caro Tim Burton, che speriamo di rivedere presto. Forza! Ce la puoi fare, Dumbo. Coraggio. Vola, Dumbo. Vola. Baby, oh,